Inizio il mio make-up applicando su tutta la palpebra Soft Ochre di MAC. Dalla Chocolate Bar vado a realizzare un mix di Milk Chocolate e Salted Caramel e lo applico nella mia piega e nella rima ciliare inferiore. Come base per il prossimo ombretto vado ad applicare solo nella palpebra mobile la matita 24 ore waterproof della Deborah Milano, che come potete vedere è un marrone bellissimo, e successivamente la sfumo con un pennello da sfumatura in modo da rendere i bordi meno definiti e il colore più omogeneo. Applico la matita anche nella rima ciliare inferiore e la sfumo con un pennellino. Per andare a fissare la matita vado ad applicare sempre dalla Chocolate Bar l'ombretto Semi Sweet e lo applico sia sulla palpebra mobile che nella rima ciliare inferiore. Per intensificare lo sguardo nella rima interna applico il Bombay di Nabla. Intensifico la piega applicando sempre dalla Chocolate Bar l'ombretto Sherry Cordial, lo applico solo nella mia piega. E per rendere l'ombretto molto più brillante vado ad applicare al di sopra l'ombretto Black Forest Truffle. E nel centro della mia palpebra, per dare un tocco di luce, applico l'ombretto Marzipan. Passo alla linea dei liner e vado ad utilizzare le Liner Showing della De Balm. Realizzo una codina fidale molto lunga e allungo le liner anche nell'angolo interno per avere questo occhio molto felino e lo porto anche nella rima ciliare inferiore e successivamente lo sfumo con un pennello penna. E per intensificare il tutto applico delle ciglia finte, queste sono le numero 01 della Kiko. Sto testando anche il famosissimo Better Than Sex della Too Faced, quindi presto vi farò sapere come mi trovo, lo applico nelle ciglia superiori e sulle ciglia inferiori. E questo è il trucco occhi finito, e ora passiamo al viso. Come blush utilizzo il famosissimo Hot Mama della De Balm, che trovo sia molto simile a Orgasm di NARS. Per quanto riguarda le labbra, ho voluto realizzare varie alternative. Iniziamo con il Liquid Tech Lip Color della Nabla nella colorazione Celebrity. Come seconda alternativa, come base ho applicato Shock e al di sopra applico il Lip Gloss Design della Colista nella numerazione 32. Come ultima, la mia preferita è la combinazione Mu Skin, che trovo sia davvero perfetta per questo make-up. Io spero che il look vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo mercoledì con la nuova video review. Ciao! Ciao ragazze, nuova video review. Questa volta la voglio dedicare ai nuovi rossetti Art Design della Colista.